Starete pensando che sono pazzo perché questa cosa che avete visto potrebbe non avere senso. In realtà ha molto senso perché sono estremamente, estremamente incazzato con Microsoft. E perché vi starete chiedendo? Perché ho messo un visore di realtà virtuale su dei fogli di carta? Perché? Perché questo molto presto diventerà un fermacarte, esattamente con questo utilizzo, quindi. Preciso, proprio preciso. E per quale motivo? Perché Microsoft ha deciso che con il prossimo aggiornamento grosso di Windows smetterà di supportare la Windows Mixed Reality, che è quella che fa girare, fa funzionare i visori come questo HP e altri visori. E voi direte, vabbè, non è un grosso problema, non aggiorneranno più la piattaforma, però non importa, cioè funziona, non avrà più nuove funzioni in futuro, ma si usa lo stesso, no? Quello è quello che qualunque persona sana di mente potrebbe pensare, qualunque sviluppatore potrebbe pensare di fare, ovvero non sviluppo più una mia roba, vabbè, però quella che c'è rimane lì. E invece no, perché Microsoft è stronza e quindi ha deciso che nel suo sistema operativo, dove nel 2024 c'è ancora il cazzo di pannello di controllo di Windows XP, questa cosa deve essere rimossa completamente. Quindi, a partire dall'aggiornamento 24H2, il prossimo che uscirà, l'intera applicazione Windows Mixed Reality verrà rimossa dal sistema, anche se tu ce l'hai già installata, quando aggiorni si cancella, e non sarà più possibile installarla dallo store. Non sarà più possibile scaricarla. E quindi, cosa succederà? Succederà che questo non potrà più essere utilizzabile, perché come con Oculus, se non fai partire il programma di Oculus non funziona niente, esattamente nello stesso modo, se non fai partire il programma Windows Mixed Reality non funziona niente, questo rimane spento, proprio così come adesso, spento, completamente spento. E quindi come facciamo? Qual è la soluzione? La soluzione è non aggiornare Windows, ma a me sembra veramente una cazzata. In più Microsoft ha anche detto no, puoi continuare ad usarlo fino al 2026, fino a febbraio 2026, se non aggiorni Windows, ho capito, però io allora devo stare col sistema operativo non aggiornato per 2 anni? Cioè, che senso ha? Perché devo rimanere con la versione vecchia di Windows? Non ha alcun senso questa cosa. Quindi o bisogna utilizzare Windows 10 o bisogna tenere Windows 11 non aggiornato per 2 anni. E a fine di 2 anni scade il supporto semplicemente di Windows 11, quindi sei obbligato ad aggiornare se vuoi altri aggiornamenti di sicurezza, oppure ti fotti principalmente. Quindi, come dobbiamo fare? Non si sa, non si sa. C'è una petizione che ovviamente ha avuto pochissime firme, perché comunque la gente che usa questi visori non è così tanta, per rendere open source il driver di Windows Mixed Reality, in modo che qualche modder, qualche utente possa creare un'applicazioncina separata che ti faccia funzionare il visore. Perché alla fine questo visore qua, e questo è il più famoso diciamo, però ce ne sono altri, ma questo in particolare è un ottimo visore lui, ma ha dei controller di merda, quindi viene utilizzato tantissimo per le simulazioni, quindi per chi gioca a Flight Simulator in VR, chi gioca ai giochi di simulazione di guida in VR. E io sono tra questi, io gioco ai giochi di simulazione di guida in VR con questo. Avevo l'Oculus Quest 3, ma mi dava un sacco di problemi per colpa dell'Oculus Link, che funzionando via USB mi dava problemi col gioco, lo faceva crashare molto spesso e bloccare. E allora l'ho venduto e mi sono preso questo. Tipo 2 settimane dopo hanno annunciato che avrebbero cancellato tutto, quindi sempre la mia solita fortuna. E però c'è un problema, cioè il problema è che se non riusciremo a farci fare il driver open source è difficile che, cioè non è impossibile, però sarà molto difficile riuscire a far funzionare questo con un software di terze parti, perché visto che il programma di Windows Mixed Reality fa un po' schifo, pensavo che qualcuno l'avesse già fatto, no? Infatti ho cercato, c'è un modo per usarlo senza Windows Mixed Reality prima di tutto questo? E già non avevo trovato niente, non c'è un modo senza Windows Mixed Reality, ma ci sta, è un po' come usare appunto l'Oculus senza il software Oculus, che non funziona, non si può, serve quello per far funzionare il visore, proprio il suo software. E quindi vedremo come si farà. Però in tutto questo c'è anche una piccola buona notizia che non c'entra nulla con questo, cioè non c'entra nulla con Microsoft e questo visore,
ma ho letto che Sony sta vedendo, sta cominciando a sviluppare il suo PlayStation VR 2 per farlo funzionare su PC. E questa è stata una cosa molto positiva, ero contento perché ho detto vabbè, dovrò buttare questo che comunque ho pagato 350 euro usato e non potrò rivenderlo, perché chi se lo compra un fermacarte che non può funzionare più con niente, perché ti tolgono il programma? Però pensavo che perlomeno ho un'alternativa, perché io ho comprato questo dopo aver cercato quale fosse l'alternativa migliore, perché cioè, le cose sono due, o questo o l'Index, perché non volevo comprare un visore che fosse standalone come il Quest e che si collegasse via USB al computer, perché avendo quella cosa lì, collegandosi USB, cosa succede? Che il gioco che tu vedi in VR viene elaborato sul computer, poi viene fatto come se venisse registrato e viene fatto un video che viene compresso, inviato via USB al visore che te lo fa vedere. Quindi tu è come se giocassi in streaming, ma col cavo, diciamo. E questo cosa comporta? Che la scheda video, oltre a elaborare il gioco, deve anche elaborare la compressione video per mandarti il video al visore. Che non sarebbe un grave problema, se non fosse che a me in particolare, poi non so, io non ho cercato su internet e non ho trovato gente che avesse il mio stesso problema, quindi magari è una roba mia perché sono sfigato, però mi dava un sacco di problemi con F1.23, che è il gioco principale a cui gioco. Ma me lo faceva anche con F1.22, perché usano lo stesso motore grafico del culo da un sacco di tempo e non aggiornano e non sistemano, e quindi i problemi si passano da un gioco all'altro. È come se aggiornassero lo stesso gioco, ma te lo fanno comprare di nuovo a prezzo pieno. Infatti probabilmente il prossimo non lo comprerò. Ma detto questo, tolto questo, se io compro un altro visore che utilizza questo sistema, probabilmente avrò di nuovo lo stesso problema, perché questo, essendo un visore vero per PC, come l'Index, ha una porta USB per il passaggio dei dati, tipo il tracking e queste cose qua, e è una porta DisplayPort da collegare direttamente alla scheda video, quindi non c'è nessuna compressione video che fa la scheda video, funziona come un monitor attraverso una porta DisplayPort o HDMI in base al visore. Quindi è un casino, perché io tutto subito ho pensato, vabbè, mi prendo il PlayStation VR e uso quello. Comunque devo comprarlo senza poter riprendere i soldi vendendo questo, che è già un casino. Però, vabbè, che ci posso fare? Vado avanti finché posso con questo e quando trovo un PlayStation VR 2 a prezzo basso me lo compro, no? Però poi mi è venuto in mente che anche il PlayStation VR, giustamente, come si collega alla Play, ad esempio? Via cavo USB-C, con un solo cavo USB-C. Questo significa che se io voglio collegare il PlayStation VR 2 al computer, prima o poi, quando faranno il software per farlo funzionare, probabilmente funzionerà allo stesso modo in cui funziona adesso il Quest e il Pico, tipo quell'altro visore che è standalone, perché è collegato con una sola porta USB-C. Ora, non ho idea di come funzioni su PlayStation, perché mi sembra strano che facciano questa cosa di compressione video, tutto in un sistema loro, creato da loro. Quindi è probabile, ipotizzo, che la porta USB-C della Play porti anche il video, perché dipende da che tipo di porta USB-C può portare anche il segnale video, come fosse un cavo HDMI. Ma sono abbastanza sicuro che la porta USB-C della scheda madre del computer non lo faccia, anche se una 3.2 Gen 2, le più fighe di tutte, forse, quasi l'ultimo standard che c'è, il più veloce. Non penso che porti anche il video, non ne ho idea, sinceramente. E quindi dovrò informarmi su come funziona e la speranza comunque è che qualcuno riesca a portare un software open source per far funzionare questo visore qua senza Windows Mixed Reality, perché io adesso ovviamente bloccherò poi gli aggiornamenti quando sarà per uscire sto cacchio di 24H2. Mi sono già fatto un backup del sistema totale, proprio una copia del sistema che mi sono messo da parte con questa versione di Windows, con Windows Mixed Reality installato, perché alla peggio potrei anche crearmi un doppio sistema operativo, però vi rendete conto dello schifo? Cioè mi devo creare un doppio sistema operativo per avere un dual boot, per far partire quando faccio le cose normali Windows aggiornato normale
che ho, e quando devo giocare mi tocca riavviare, entrare nell'altro sistema vecchio perché c'è il coso installato e può funzionare. In tutto questo io poi devo vedere se Steam, lui io ce l'ho installato da una parte ma funziona anche dall'altra, ma i giochi sono in un altro hard disk, chissà se funziona, se si incastra tutto, se poi quel sistema, dato che è una copia di questo sistema sullo stesso computer, va a far casino negli altri file, perché poi io gli cambio, ovviamente devo fare un altro disco apposta, quindi cambia la lettera, un casino, un disastro per cosa? Per poter usare una cazzo di roba che io ho comprato e pagato, cioè ma è normale? No che non è normale, io boh, non ho parole, ma che cazzo gli costava lasciarlo lì a morire? Non lo togli, lo lasci lì, lo lasci ancora scaricabile, non lo aggiorni, va bene, te ne dimentichi, non esiste più, poi tra anni, 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 a forza di aggiornamenti, magari non funziona più per incompatibilità, ma... quanto ne passa? Tanto il sistema è quello, eh. Ci sono programmi vecchissimi che funzionano ancora, programmi che ci sono da quando c'era Windows XP, roba vecchia che magari nessuno aggiorna più, ma che magari fa quella cacata specifica che a te interessa e comunque funzionano. Magari devi mettere compatibilità, se proprio proprio, ma è difficile, quasi sempre i programmi funzionano. Alla fine Windows è Windows, cioè da XP ad oggi sì, ok, è cambiata, ma funziona, la roba funziona. Quindi non vedo proprio il motivo per cui devi rimuovere una funzione del genere. Cioè, vuoi non metterla nel tuo sistema di default? Va bene, cioè, però se io collego... Difatti, quando io ho collegato il visore, automaticamente Windows l'ha rilevato e mi ha messo a scaricare dallo store il programma. E non è che ha scaricato 3 mega, ha scaricato tipo 3 giga. Quindi vuol dire che tutto il sistema per far funzionare questa roba non è in Windows preinstallata, ovviamente. Ma la scarica se serve, e allora lascia così. Qual è il problema? Perché devi toglierlo? Ti occupa così tanto questi 3 giga di software nei tuoi milioni di server? Tanto tu una copia devi averne, che poi chiunque si scarica quando ne ha bisogno. Cioè io veramente non comprendo il motivo di rimuoverlo dal sistema e di obbligarti a non poterlo installare più. Cioè che senso ha? Ormai questi cosi li hai venduti? Boh! Cioè così ne puoi ancora vendere se ce n'è ancora in giro. Perché? Beh, vabbè, continuo a ripetermi perché veramente non ha senso. Non riesco a trovare nessuna ragione per cui questa roba debba essere per forza tolta. Non esiste una ragione valida. E quindi mi fa soltanto incazzare. Anche perché questo... non è che dici, vabbè, però è un visore di merda vecchissimo, ormai non lo usa più nessuno perché è datato... ne sono usciti di molto, molto, molto più fighi, e quindi sicuramente la gente non lo utilizza più. No, perché questo ha tra le lenti con la risoluzione più alta di tutti i visori, tipo 3000x3000 a occhio, quindi altissima, più alta del Valve Index per dire, però va solo a 90 fps e Valve Index va a 120, ma vabbè, però come risoluzione è molto più alta questa. Le cuffie, queste qui integrate, sono le stesse del Valve Index, che sono ottime, si sentono benissimo, sono stracomode perché non ti toccano contro l'orecchio, quindi non danno mai fastidio. È comodissimo, super comodo da indossare. Cioè io veramente non capisco. Il tracking funziona perfettamente, quello dei controller fa schifo, ma appunto, difatti la gente lo usa per simulazioni dove i controller non servono. Però comunque ci ho giocato anche a Beat Saber. Sì, non è incredibile, non è perfetto, però... funziona, fa il suo lavoro, e comunque a livello di specifiche tecniche non è così indietro rispetto a visori attualmente in commercio e venduti, come il PlayStation VR 2, come il Valve Index, cioè è più utilizzato questo dei visori Pimax, quelli super fighi con il simbolo tipo a V, che costano migliaia di euro, cioè questo è molto più diffuso di quelli, eppure quelli vengono supportati lo stesso, questo no. Cioè, è come se, per esempio, il primo Oculus Rift, che ha un mio amico, ora non lo usa più perché adesso si è comprato un Valve Index, ma se l'è comprato tipo 3 settimane fa, fino a 3 settimane fa usava il primo Oculus Rift, il primo, quello con le basette, e funziona ancora, è utilizzabile, ovvio, ha una risoluzione bassissima, ha bisogno delle basette intorno per funzionare, quelle vecchie, ma funziona, è utilizzabile. Cioè, ovvio, è datato, ma funziona. Cioè, è come se domani io decidessi, Sony decidesse di spegnere il PlayStation Store di PlayStation 3, per dire, che forse l'ha anche già fatto.
Però tu, se hai il disco, puoi comunque giocare ai giochi PlayStation 3. Non è che ti si spegne la console, boh, arrivederci, non la potrai mai più utilizzare. No! O se tu ti scarichi tutti i giochi su un hard disk della Play, prima che chiudano lo store, che poi non so neanche come funziona, magari non puoi più comprare, ma puoi comunque scaricarli i giochi, non lo so sinceramente. Però facciamo finta che non puoi neanche più scaricarli. Se io me li scarico e me li tengo installati, io posso giocarci. Cazzo, li ho pagati i giochi. Qui no. Qui a quanto pare tu hai pagato una roba, non potrai più utilizzarla. Perché? Perché sì. Non c'è neanche una valida ragione. Almeno PlayStation 3 è vecchia di una vita, devo mantenere i server, avrà un costo tenere su i server per una roba che magari usano 3 persone al mese, perché ormai la PlayStation 3 non ci gioca più nessuno. E quindi ha anche senso. O la PSP, lo store della PSP che è stato chiuso. Però se io ho il cazzo di disco, posso giocarci alla PSP. Se io me li sono scaricati prima e ce li ho installati su un micro SD, posso giocarci lo stesso ai giochi. Non è che la PSP si spegne e non la posso mai più utilizzare. Anche se mi chiodi il supporto. Cioè, questa cosa è assurda. Questo potrebbe... cioè, penso sia l'unico oggetto che chiudi il supporto, boh, diventa un fermacarte. Poi l'altro giorno, cioè ieri, ho pubblicato un commento sotto l'ultimo video di Prodigy dove parlavano di un aggiornamento di Windows, appunto, che aggiungeva delle funzioni. E io ho scritto, tutto bello, però tolgono questa roba e diventa un fermacarte i visori Windows Mixed Reality. E un cretino mi ha risposto, le 3 persone che lo usano saranno molto arrabbiate. Sì cazzo, sono molto arrabbiato! E non siamo 3 persone! Ma in ogni caso, anche se fosse una persona, non ti costa niente lasciare il programma funzionante! Perché devi farlo sparire dalla faccia della terra? Perché devi impedire alle 3 persone, ma anche fossero una persona, ma di sicuro saranno migliaia e migliaia di persone, perché comunque è un oggetto in vendita che è stato venduto ed esiste, quindi la gente l'avrà comprato, da quello che ho sentito è tipo il 5% della community VR utilizza questo visore, che ti dice vabbè il 5%, però non è così poco il 5%, saranno migliaia di persone? Quante persone hanno un Quest? Quante persone hanno un PlayStation VR? Cioè non è tantissimo, non è una roba come fosse una PlayStation, però comunque la gente li compra i visori, cioè li usa. E quindi, cioè, veramente, cioè, gli ho risposto, scusami, errore mio, mi dimentico che la gente su internet è rincoglionita. Quindi boh, io speravo di portare l'attenzione ai Prodigy, che è un canale abbastanza grande e che so che leggono i commenti, che magari ne parlavano un po' e potevano far parlare un po' più di questa cosa, perché magari se la gente rompe un po' le palle, un po' di più, Microsoft decide di metterlo open source o di non cancellarlo semplicemente. Ma il fatto è che siamo pochi e quindi facciamo poco rumore e io non so neanche come rompere il cazzo. C'è una petizione che magari adesso vi lascio in descrizione se volete firmarla, tanto non costa niente, se volete firmarla giusto per provare ad alzare un po' i numeri. E boh, però pochissime firme, ma perché poca gente usa questi visori. Poca gente sa di questa cosa perché non se ne è parlato, quindi tu potresti tranquillamente essere un utilizzatore di questo HP, aggiornare e trovarti senza più il coso funzionante, manco capire perché non funziona, non trovi più l'app e dici che cazzo è successo? Perché che ne sai? Questa roba è nella documentazione di Microsoft sulla lista funzioni deprecate, è spuntata sta roba, non è che c'è stata una notizia, cioè io lo vedo perché seguo tanto la tecnologia e mi è saltato fuori, perché guardavo anche recensioni di questo, quindi quando poi Io ho visto un po' di video di questo visore, quando poi io l'ho comprato, dopo YouTube sapeva che io ero interessato a questo, quando qualcuno che parla di VR se ne è uscito con un video dicendo che questo non sarà più supportato, YouTube me l'ha fatto vedere, perché sapeva che io ero interessato all'argomento. Ma altrimenti, se tu l'hai comprato 3 anni fa e ora non te ne frega più niente di guardare recensioni, ci giochi e basta, che ne sai? Non lo sai! E quindi... ovviamente la community è piccola e quella community lì non sta su Reddit tutto il tempo a parlare del suo visore, ci gioca e basta. E quindi è un casino, perché non so, cioè non c'è modo di fare tanto rumore e nessuno ne parla e quindi farà poco rumore e probabilmente resteremo inculati. E questo è quanto. Oltretutto, vabbè, un canale italiano potrà fare molto poco, per tipo i Prodigy, ma non lo so, perché spero che la gente rompa un po' le balle a canali americani, magari. Ma la vedo difficile, perché avrei già visto il video spuntare fuori, già da un po', perché è da un po' che si sa questa cosa, quindi...
magari J, Linus, Hardware Unboxed, Gamer Nexus, loro dovrebbero parlarne, perché magari se ne parlano loro, Microsoft ascolta un po' di più, comunque hanno un pubblico enorme, cioè loro sì che potrebbero muovere la massa a firmare una petizione, a andare sul forum di Microsoft e a rompere il cazzo, però purtroppo la VR interessa poco e quindi Microsoft può fare quello che vuole e nessuno può dire niente. Il problema è anche che è Microsoft, perché se fosse stato Oculus che dice droppo la compatibilità con l'ultimo Oculus, tu se hai quell'Oculus lì, ti scarichi il software vecchio, te lo installi e boh. Essendo in Microsoft, essendo in Windows, cioè loro hanno sto potere di, con gli aggiornamenti, cancellarti il programma e fartelo sparire, anche se tu ce l'hai installato. Che non ha senso, non ha proprio senso. Se ce l'ho installato vuol dire che cazzo mi serve. Se no che lo tengo a fare? Non mi puoi cancellare la roba così a caso. Cioè, vuoi togliere il supporto? Ok, ma non mi cancellare la roba dal sistema. Quindi, boh, veramente, assurdo, assurdo. Cioè, posso capire le cose preinstallate, che tu mi hai preinstallato Internet Explorer, hai creato Edge e quindi hai tolto Internet Explorer. Però è una roba che già c'era, era nel sistema. Cioè, questo io l'ho installato io di mia spontanea volontà, non me lo puoi togliere a caso. Quindi, boh, vabbè, la smetto perché tanto sennò parlo all'infinito e dico solo sempre la stessa cosa. Quindi io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi chiedo se per favore potete firmare la petizione, anche se siamo pochissimi, quindi non farà la differenza, però uno ci prova, che ci devo fare? Ci prova. Speriamo che qualche modder magico bravissimo se ne salti fuori con un softwareino che ti fa funzionare il visore senza dover stare con un sistema vecchio di 2 anni. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.